Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar. Marco, Adidas, lato Adidas, unbox, paccone Adidas da aprire, da unboxare, perché è tornata. È tornata ed è meglio, forse, è meglio dell'originale. Così sembrerebbe, perché? Perché aggiungono un tocco 3M riflettente. Stiamo parlando delle Easy 350 V2 Colorway Beluga Reflective, quindi colorway originale del 2016, se non sbaglio, 2016, riproposta qua nella versione Reflective. Andiamo a vederla, ragazzi. Sbam ragazzi, eccole qui. Qui è il modello classico. Forse leggermente diverso dall'OG, anche per, diciamo, il release del 2016, anche per diciamo la midsole, il boost che è contenuto in questa midsole di plastica, che è semi-traslucente, quindi si vede un pochino attraverso, semi-translucent. Là secondo me era un po' più giallino, leggermente ingiallito, poi si è ingiallito col tempo e questo si ingiallirà anche lui col tempo, però forse era già meno grigio, partiva già meno grigio il modello OG. Come detto, la differenza è anche, sta anche nel top, che è 3M riflettenti, ha dentro dei fili 3M riflettenti che si spara la luce, si riflettono. Anche la forma delle Beluga OG era un po' diversa da tutte le altre, tutte, era un po' più bombata, aveva il sedere qua, il culo un po' più, un po' meno accentuato, diciamo, meno pronunciato, ed era l'unica. Poi diciamo tutte le altre 350 V2 hanno assunto questa forma, con o senza il tab posteriore. Faccio vedere il top. Come detto, è grigio con tutto il top in prime knit, un prime knit bello spesso. Abbiamo la nostra banda delle Beluga, la nostra banda arancione con la scritta Sply 350. Faccio vedere anche all'interno, qui ha tutti i richiami di arancione anche all'interno, qui nel top, vedete che continuano tutti qua dietro, e faccio vedere la cucitura che parte qua dietro, quindi questa, diciamo, la banda arancione va un po' a sfumare qui sul tallone. Abbiamo la nostra cucitura qui sul tallone senza tab, che continua poi su tutto il fronte della scarpa qua davanti, la vedete, e anche sotto i lacci che sono tondi, ciccioni, e anche loro 3M riflettenti. Come detto, la nostra midsole con il boost molto morbido e molto reattivo qui nella midsole, molto comodo, la vedete tutto attorno. La outsole con il nostro boost che fa capolino qui sotto e qui dietro, con la nostra scritta anche qui sul tallone boost, per farci capire che c'è il boost dentro. Abbiamo nell'insole la soletta Adidas Easy, qui dietro abbiamo tre strisce di Adidas, anche queste riflettenti e comodo, molto molto ciccione qua, molto bello imbottito anche qua dentro, quindi molto comoda come scarpa. Le Easy 350 V2 sono una scarpa comodissima, ragazzi, veramente veramente comoda. Adesso che non se le caga più tanta gente, vi consiglio di prenderle, perché è il momento, se vi piace veramente la scarpa, se vi piace il modello, se non vivete solo sull'hype. Come detto, ragazzi, è una color che a me piace molto, una delle, diciamo, quattro colorway che terrei delle Easy, che mi piacciono di più delle Easy 350 V2, che sono le Bread, sono le Beluga, le Cream White e le Zebra. Uscite il 18 di dicembre, il prezzo di 240 euro prese sull'app Confirmed di Adidas, resellano a non molto di più, quindi le trovate sotto i 300 euro ancora. Ragazzi, se siete interessati, come detto, lasciate stare like. Se vi piace la scarpa, è una scarpa comodissima, se vi piace come modello, andate a prendere, perché è una colorway, una secondo me delle 4 migliori delle 350 V2 che hanno fatto, parere personale. Come taglia, ragazzi, molto importante la taglia, le Easy 350 V2 stringono. Io vado sempre su di mezza taglia. Se non trovate la vostra taglia, andate su di qualcosa, non scendete, perché se scendete non la metterete mai la scarpa, perché stringe tantissimo qui in punta. Se avete un piede largo,
una pianta del piede abbastanza larga, potete anche provare di andare su di un numero intero. Questo è il mio consiglio. Fate sapere cosa ne pensate voi, ragazzi, qui sotto nei commenti, se l'avete presa anche voi, se preferite il modello OG o questo reflective, che tanto messo al sole senza la luce che spara è uguale al modello normale, al modello del 2016. E quindi, come detto, vostra opinione qui sotto. Marco, a te piacciono? Cosa ne pensi? Piacciono molto. Ti piace questo tocco d'arancione sul grigio che dà... Mille colori. Esatto, mille colori che abbiamo visto nel tempo, tutti grigini, marroncini, beigiolini, giallini. Questo è un qualcosa che si nota al piede e si riconosce, perché uno vede questa riga arancione sul grigio e sa che è una Easy 350 V2. Ragazzi, ci vediamo alla prossima. Come detto, pareri qui sotto. Grazie di seguirci. Thumbs up e iscrivetevi al canale. Ciao!